What? Ci sarà sottoterra? Something non va? Sembrate all e due un po' in piedi. Che cosa ci sarà sottoterra? Qualcosa non va? Sembrate tutti noi un po' in questi? Prendete Duracell! È una medicina. Che bello, ti ricarica le pile. A parte gli scherzi, prendete! Guardi. Aspetta. Si vede. Se lo metti, si vede ancora meno, diventa al buio, così il computer si sintonizza. Vabbè, diciamo che... si vedeva. Vabbè, ciao. Sì, ciao. Già brutta. Marco! Devo andare a farlo vedere, se no non mi sento connesso. Marco! Mucolito. Bene, ok. Adesso mi sento palestrato. Adesso possiamo ripartire. Tranquilli, con voi verranno i piquiz. Del che io manderò anche la mia capsula di ricerca. Sì, in realtà la capsula è una pastiglia di Coca-Cola. No, è una tic-tac. Ah. Gli altri Pikmin, ovvero gli altri soldati, si dirigeranno verso la cipolla. Carciofo. Carciofo. Avvicinati. Avvicinati al muco e primi F per entrarci. Muco. Certo. Ok, entriamo nel buco. Sì, ma siete noi di là. Sì, siamo entrati. Credo che un picchi... Voi non fatelo! Credo che un picchi mi sia quasi morto. Perché non è morto? Perché l'ho chiamato in tempo. E ora si scende nel cadrotto a rivelazione. Guardate, ma non si vede molto bene. Vuoi entrare con la squadra di picchi? La risposta è no, però io ho cliccato sì per sbaglio. Vabbè, entriamo. Per andare avanti nella storia voi dovete cliccare no, Grazie a rivelazione, livello 1! Non credetemi, era una battuta. Perché c'è un Giorgio che vola? Perché vola. Bella risposta. Aiuto, Pikmin! Aiuto! Cos'è quel coso? Interessante. I miei sensori indicano che qui dentro è più caldo che all'esterno. Ma beh, sei in sottoterra. Teoricamente è sottoterra, c'è più fresco, vabbè. L'analisi indica che è un'area pericolosa, ma la prospettiva di trovare dei sensori è allettante come un cingaro. E anche dilettante. Se vuoi controllare il sensore... Il sottosuolo! Il sensore! Premi più per comunicare. Non è più! Con quel piatto! Non è più, è per! Ah sì, vabbè. Con quel piatto! Ti vedo solo per metà. Aspetta, accendiamo la luce un attimo. Inquadra il piatto! Ah, con la pagina mano! Lui, e anche voi due lì sopra. Formano un tre! No. Non sono mica un semplice navicello! Sono una capsula dissipata senza fare! Ovvero, ovvero una pastiglia. Ovvero una compressa senza zucchero di celofan. Ma non era una tic tac. È un'altra adesso. Che ha fatto un figlio. Poi gli sembrava un pugno spaziale, sì. E ora si va. Siete pronti? No. Lo sapevo. Perché io sto malato? Un'arancia! No, una mela. Un'arancia. Ma il Pikmin mangia un'arancia? No. Che scoperto? Portano come fossero dei tesori. E poi cosa ne fanno? Cingorano il cingoro. Mm. Non ho quella cosa da fare con... Ehi, non mi vedi? No. Stupido? Ecco. Ma scusa, non vuoi farti mangiare i Pikmin? No, voglio tirarti il pinfa. I Pikmin. Voglio tirare il pinfa e i Pikmin. Arancia! Un'arancia! Valore 180, è chiamata citromassa. Cioè, un citroso. Io l'avrei chiamata Australopithecus temporalis. Perché è il vero nome.
Dice che ne ho lanciati un po' troppi. Un pigmeo. No, è un tigre.